Salve a tutti! Leggendo su internet vedo spesso che la pompa di calore sembra essere il prodotto perfetto che possa risolvere ogni problema di riscaldamento, perché consuma pochissimo, è molto comoda, ti fa risparmiare tanto, eccetera, eccetera. Ma in realtà non è così. Infatti, chi elogia a destra e manca la pompa di calore è perché molto probabilmente deve vendertela. E per vendertela ovviamente ti farà vedere sempre il lato bello della medaglia e non il retro della medaglia con tutti i difetti e i limiti che ha una pompa di calore. Ma se conosci solo i pro e non i contro, come fai a scegliere il prodotto giusto in maniera indipendente? In questo video qua voglio andare controcorrente e spiegarti e descriverti quali sono i tre casi in cui non ha senso, non conviene installare la pompa di calore. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Bentornati su un nuovo video in ufficio. Come avevo già anticipato a fine estate, la programmazione del canale sarebbe diventata un po' più ballerina. Perché? Perché il troppo lavoro e i tanti progetti che sto cercando di realizzare mi portano via tempo e non riesco a registrare sempre video di altissima qualità. Nonostante tutto abbiamo superato i 2500 iscritti, quindi davvero grazie di cuore. Come mai questo canale sta avendo così tanto successo? Molto semplice, perché attraverso la mia trasparenza tu puoi essere indipendente e scegliere il prodotto giusto, conoscendo pro e contro. Il mercato attuale dei consulenti energetici si basa su un problema di fondo, un paradosso di fondo molto forte. Il fatto che da un lato sembra che vogliano trovare il prodotto giusto per farti risparmiare, quindi a volte il fotovoltaico, a volte la batteria, a volte la pompa di calore, eccetera. Ma dall'altro sono semplicemente dei venditori che vogliono venire a casa tua con il solo obiettivo di venderti un prodotto che ha un catalogo. E se vendono quello che ha un catalogo, prendono una provvigione e se prendono una provvigione possono mangiare. Attraverso la conoscenza di pro e contro di tutti quelli che sono i prodotti che puoi combinare e installare per raggiungere l'indipendenza, io attraverso questo canale qua posso aiutarti nella scelta. Quindi se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale cliccando al tastino rosso. Se invece vuoi avere una consulenza personalizzata puoi richiederla cliccando qua. Dopo tutto questo preambolo andiamo a vedere un pochettino nel concreto perché la pompa di calore è tanto elogiata. In primis il fatto che non ha una canna fumaria. Non avere una canna fumaria vuol dire facilità di installazione, meno costi di gestione perché non devo fare controlli o pulizie, ma soprattutto non vado ad inquinare perché non ho emissioni di alcun tipo. Il secondo vantaggio è legato al fatto che la pompa di calore è al 100% automatica. Essendo totalmente elettrica, quindi ho dei sensori che vanno a gestire un compressore, posso andare a comandarla da remoto e farla lavorare in maniera automatica. Il terzo vantaggio è relativo al fatto che per riscaldare a casa tua utilizza dal 55 all'80% energia gratuita che non vai ad acquistare. Perché? Perché è già presente nell'ambiente esterno. Ma Davide, ma se è così promettente, così performante, come mai mi dici che ci sono alcuni casi in cui non conviene installare la pompa di calore? Come ho detto, per ogni prodotto ci sono pro, ma ci sono anche i contro. I pro sono molto facili da recuperare perché ogni azienda che commercializza una pompa di calore, che vende una pompa di calore, elogia tutti i vari pro. Quindi sono molto facili da recuperare su internet, sui canali YouTube, sui blog. Mentre i contro sono più difficili da trovare perché nessuno vuole dirti le cose che non vanno in una pompa di calore. Piccola premessa, in questo video qua farò riferimento al concetto di convenienza e non solo a quello di risparmio. Quindi se non sai esattamente che cosa intendo con convenienza, ti lascio il link a un video che ho realizzato qualche settimana fa. Allora, partiamo decisi. Il primo caso in cui non conviene installare una pompa di calore è se hai a casa tua il metano e non puoi installare l'impianto fotovoltaico. Andiamo con ordine. Io ho una spesa del riscaldamento. Effettuo un investimento che mi deve portare a dei risultati. Questi risultati qua devono abbassare le spese del riscaldamento e con il risparmio devo ripagarmi in fretta l'investimento che ho sostenuto, giusto? Bene, se ti riscaldi già con combustibili costosi come può essere il gasolio o il GPL, i risparmi che puoi ottenere solo con l'installazione della pompa di calore possono coprire l'investimento che hai dovuto sostenere anche se non hai il fotovoltaico, perché vai a spendere 10.000 euro ma ne risparmi qualche migliaia e quindi grazie alla detrazione in 5, 6, 7 anni rientri nell'investimento. Se invece ti riscaldi con il metano, che è un combustibile già più economico, i benefici che puoi ottenere con una pompa di calore sono più piccoli. Quindi investi 10.000 euro, recuperi 6.500 euro, i benefici sono di 2, 3, 400 euro, ci impieghi quasi una decina d'anni a rientrare dell'investimento. Sicuramente non è un investimento molto performante. Se hai il metano e non hai il fotovoltaico, non è molto conveniente. Se invece hai il metano e puoi installare un impianto fotovoltaico, allora
investi altri 10.000 euro per l'impianto fotovoltaico, quindi investi 20.000 euro, con le detrazioni ne recuperi 11.500, ti rimangono 8.500 euro da coprire, ma l'abbinamento fotovoltaico e pompa di calore ti permette di andare a risparmiare non solo 2, 3, 400 euro, ma 1.200, 1.300, 1.500 euro. Quindi i tempi di rientro si riducono notevolmente. Quindi, se hai il metano e non puoi montare un impianto fotovoltaico adeguatamente dimensionato, la pompa di calore forse non è il prodotto che meglio si addice alle tue esigenze. Il secondo caso in cui non ti conviene montare la pompa di calore è se la tua abitazione non è dotata di un buon sistema di isolamento. Abbiamo capito che se sei nella condizione che spendi un patrimonio per il riscaldamento, ok, ti può convenire. Ma se non spendi un patrimonio perché sei già molto oculato con le spese, oppure hai un combustibile di partenza basso, come può essere il metano o il pellet e la legna, che però portano con sé del lavoro, quindi le vuoi eliminare per guadagnarne in tempo, in benessere, devi considerare che la tua abitazione deve essere coinventata. Partiamo dal presupposto che una casa coinventata consuma sempre meno, non solo con la pompa di calore, ma anche sul gasolio, il GPL, il metano, eccetera. Perché? Perché l'isolamento termico risulta fondamentale, soprattutto nelle zone più fredde d'Italia. Se vogliamo però ottenere il massimo risparmio dalla pompa di calore, dobbiamo ragionare di fare anche un piccolo investimento, se non l'abbiamo ancora fatto, sull'isolamento. Perché? Perché per ottenere il massimo, la pompa di calore deve lavorare in abbinamento all'impianto fotovoltaico. Lavorando in abbinamento all'impianto fotovoltaico, lavora prevalentemente di giorno. E se scalda di giorno, io devo far sì che il calore generato durante le ore diurne venga tenuto all'interno dell'abitazione, quindi per ottimizzare il risparmio la pompa di calore lavora di giorno, la casa di giorno è semi vuota, devo scaldare di più, isolare, e quando arrivo la sera la casa è calda perché ho un buon isolamento. Se non ho un buon isolamento non è che non funziona la pompa di calore, ma non è l'investimento ottimale, non ho tutti i paletti al posto giusto per costruire un'abitazione ecosostenibile al 100%. Altro motivo è legato alla tipologia di impianto radiante presente in casa. Abbiamo detto più e più volte che la pompa di calore si sposa perfettamente con l'impianto a pavimento, gli impianti a bassa temperatura. Questi impianti, come sappiamo, hanno un'inerzia termica molto più lenta, sono molto più lenti. Lo so, parliamo di impianti con massetto. Ci sono quelli che si scaldano velocemente, quelli senza massetto, quelli a secco, bellissimo. Ma nella stragrande maggioranza delle case costruite sono state costruite con impianti a massetto, quindi nel concreto il 90% delle case ha impianti a pavimento radiante con massetto. Tornando a noi, gli impianti a pavimento sono più lenti e quindi, visto che sono lenti, devo far sì che l'isolamento sia sufficiente per tenere assieme il calore generato dalla pompa di calore. Terzo caso, la pompa di calore non conviene se non hai l'impianto a pavimento. Fermi tutti, prima di impazzire nei commenti, sì che funziona, guarda, ho visto che funziona, mettiamo i puntini sulle i. Che vi piaccia o meno, la pompa di calore funziona perfettamente sugli impianti a bassa temperatura, punto. Se voi cercate su internet immagini, io quando cerco le immagini da mettere come sfondo, se tu scrivi casa con pompa di calore, sono tutte fatte così, con la pompa di calore abbinata agli impianti a bassa temperatura, a pavimento. Funziona anche sui termosifoni? Dipende. Ma sappiate che l'accoppiata giusta è pompa di calore più pavimento radiante. Punto. Ricordate che non cerchiamo il prodotto migliore in assoluto. La pompa di calore non è il prodotto migliore in assoluto. È il prodotto giusto se hai l'impianto a pavimento. Se non hai l'impianto a pavimento è uno dei prodotti, uno degli impianti, uno dei generatori che puoi utilizzare. Ma non è il prodotto giusto. Perché? Semplice, perché a bassa temperatura le pompe di calore danno il massimo risultato, la massima efficienza. Basta vedere nelle schede tecniche, qualsiasi pompa di calore ha come temperature di mandata di riferimento i 35 gradi. Perché? Perché lavorano a bassa temperatura. Poi sì, ci sono i modelli ad alta temperatura, quello è vero, ma non nascono le pompe di calore per lavorare ad alta temperatura. Il meccanismo funzionale, il COP migliore, la resa migliore ce l'hanno a bassa temperatura. Se hai l'impianto a termosifoni, non ho detto che la pompa di calore non funziona, ma inizia a zoppicare. Consuma tanto, rende poco e non genera i risparmi sufficienti per coprire l'investimento iniziale. Ma ipotizziamo che tu sia testardo e voglia in ogni caso mettere la pompa di calore sui termosifoni perché mi hanno detto che funziona. Benissimo, hai tre strade. Prima strada, metti una pompa di calore commerciale. Ti fa gola il prodotto economico, però ti accorgi che quando fuori fa davvero freddo,
casa tua rimane al freddo perché non è in grado di scaldare. Ti accorgi a fine stagione che le bollette sono esorbitanti e ti ritrovi punto a capo, ma con 10.000 e passa euro in meno sul conto corrente. Perché? Perché spendi un patrimonio, stai al freddo e in più hai speso 10.000 euro. Se non facevi niente, quindi se rimanevi con la tua vecchia caldaia, forse spendevi un patrimonio, stavi al freddo, ma almeno era gratis questa situazione. Tu invece hai pure speso soldi. La seconda strada, monti la pompa di calore sul tuo impianto termosifoni. Forse se ti va bene passi da un combustibile costoso come GPL e gasolio e quindi bene o male ti fai due conti a fine anno e vedi che forse ci impieghi 8, 9, 10 anni, forse ti mangi un po' le mani per non aver chiesto una consulenza professionale, ma ti ritrovi ad avere almeno casa calda. Poi forse i risparmi non sono ideali, non sono quelli che ti aspettavi, non sono in grado di ripagare in fretta la pompa di calore, perché consideriamo che se ci impieghi 10 anni, 12 anni a ripagartela, poi c'è un discorso anche di manutenzione, sono anche prodotti che si usurano, quindi va tutto messo in conto. Passano gli anni e forse vai a integrare, forse ampli il fotovoltaico, forse metti dei ventil convettori per aiutare, eccetera, eccetera. Vai a spendere altri soldi per poter, diciamo, dare un senso al tuo investimento che era sbagliato in partenza. La terza strada è quella di acquistare una termopompa professionale, che è un prodotto che pochi conoscono, che pochi propongono. Perché? Perché è molto più costosa, è un 30% più costosa, parliamo di 5, 7, 8 mila euro più costosa rispetto a un impianto tradizionale con pompa di calore. In questo caso qua cadi in piedi, perché? Perché il prodotto è valido, funziona, non ti lascia al freddo, i consumi non sono eccessivi, ma hai dovuto comunque investire più soldi di quello che ti preventivava la concorrenza. Passano gli anni, ti rendi conto che era fondamentale investire quei 4, 5, 6, 7 mila euro in più per un prodotto valido, ma conti alla mano, ti accorgi che i tempi di rientro, se tu avessi avuto l'impianto a pavimento, sarebbero stati più bassi. Per questo dico che la pompa di calore sugli impianti a termosifoni non è il massimo. Perché? Perché vai a spendere un 30, 40, 50% in più rispetto a una pompa di calore per gli impianti a pavimento. Queste due tipologie di investimenti generano lo stesso risultato. E quindi se risparmi gli stessi soldi, ma se da una parte ne hai investiti il 30% in più, i tempi di rientro sicuramente sono il 30% più lunghi. Se l'impianto a termosifoni, spendi di più per avere lo stesso beneficio. E se spendi di più per avere lo stesso beneficio, la convenienza è inferiore. Ricapitolando, i tre casi in cui non conviene installare la pompa di calore, o almeno bisogna fare più attenzione in fase di valutazione, sono: se ti riscaldi a metano e non hai la possibilità di installare un impianto fotovoltaico, se ti scaldi a gasolio, GPL, bene o male caschi in piedi, ma se non puoi installare il fotovoltaico non riesci a ottimizzare i risparmi in maniera adeguata. Secondo caso, se non hai un buon sistema di isolamento, e il terzo caso, se hai l'impianto a termosifoni. Perché? Perché la convenienza dell'intera operazione è inferiore. Sembra scontato ricordarlo, ma ogni abitazione ha una storia a sé, perché poi ci sono combinazioni di questi vari fattori. Indubbiamente se hai una casa che dove non puoi mettere fotovoltaico, hai la caldaia a gas e hai i termosifoni, la pompa di calore che te la contino non conviene. Se invece hai dei sistemi, non so, hai un cappotto, caldaia a metano e termosifoni, già lì si può ragionare. Quindi io ti ho dato i tre casi estremi, poi se combini questi tre casi qua puoi verificare bene o male se casa tua può essere idonea per avere come generatore di riscaldamento la pompa di calore. O meglio, tutti possono scaldarsi in pompa di calore, che sia conveniente va valutato a caso per caso. Se vuoi rimanere sempre aggiornato iscriviti al canale, continua a informarti e in descrizione trovi il link per richiedere una mia consulenza professionale.